recupera il Pomigliano, prova Martinovic, Martinovic la conclusione, calcio d'angolo quando siamo al 15° minuto di questo primo tempo. Poi la rientrare, colpo di testa da parte di Herum, intervento di Setigna. Paloma Lazaro rischia il dribbling e la perde, recupera Battelani, la chiusura del paro, poi di Gianmarino, una conclusione che Cappelletti deve mettere in calcio d'angolo, gli ha rimbalzato il pallone proprio davanti. Parte il traversone proprio all'altezza del dischetto, la palla resta in area, Battelani tiro deviato e poi parata di Cappelletti. Incespica sul pallone per un attimo Ferrari, che poi prova la percussione centrale, va a calciare, palla fuori. Palla in area, Martinez va a calciare ancora, palla alta sopra la traversa, altro tentativo di Martinez. Herum la butta dentro, colpo di testa da parte di Arcangeli, poi Setinia. Battelani al limite dell'area, mette dentro per Martinez, forse c'è un tocco con il braccio nell'area del Parma e poi conclusione improvvisa da parte di Ferrario, palla fuori. L'unica cosa che non era era calcio d'angolo, sciupato dal Pomigliano, poi un calcione da parte di Martinez a Paloma Lazaro. Ancora Parma, Corbin si gira, Corbin cerca la conclusione, palla fuori di un soffio alla sinistra di Setinia. Amorim, scambio tutto brasiliano, ancora Amorim, di nuovo Tati, dribbling Tati, Amorim, Amorim diagonale che chiude troppo l'angolo. Gallazzi, un po' di spazio, Gallazzi al limite dell'area, pensa al tiro, poi non riesce a calciare. Jelincic subisce il fallo di Rizza e viene anche ammonita, fallo tattico per aver impedito la ripartenza. Classe 96, cross in mezzo, conclusione proprio di Benoit, ribattuta sulla linea, poi vai tu Caetite e Setinia blocca il pallone. Tati, poi l'apertura per Martinez, Martinez è in area, può puntare l'avversario, Herum, Martinez la mette dentro, poi conclusione e palla fuori, si ritrova il pallone tra i piedi, basta così. Così è deciso tra Pomigliano e Parma, finisce 0-0, una partita con tante emozioni ma senza gol.